Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati qui sulle frequenze di YouTube in diretta dal dormitorio di Viale Orcles a Milano per questa ennesima lezione del mio pianoforte leggero. A dire la verità non mi ricordo il numero, quindi non lo dico per evitare gaffes. Pianoforte leggero oggi, veramente per modo di dire, perché affronto un tutorial veramente difficile. L'avete visto dalla miniatura, si tratta di All By Myself di Céline Dion. All By Myself vuol dire fa tutto da soli, no? Un po', quindi è una canzone che veramente mi rappresenta, perché mi fuggisco i miei, le telecamere, le cose, edito i filmati, li metto su YouTube, e poi i lavori del dormitorio non ne parliamo. E a proposito dei miei filmati che posto su YouTube e che hanno sempre tantissimi commenti, dei quali io, come al solito, vi ringrazio. Sta succedendo però una cosa della quale volevo chiedere spiegazioni anche a voi che mi seguite. Vi sarete accorti che da che io metto i miei video io rispondo a tutti i commenti che mi fate. Ma da qualche giorno a questa parte i miei commenti non li vedo più. Quindi vorrei capire, se foste così gentili da rispondermi, se vi arrivano, perché io li scrivo, faccio rispondi, il commento sembra che sia partito, poi ritorno su quella pagina per magari commentarne un altro e il commento è prima che più, non c'è più il commento. A me spiace, perché siccome lo faccio, e lo faccio volentieri, perché sono sempre dell'idea che chi trova il tempo di dirmi due parole, bene, io devo trovare il tempo per dirne due a lui. Questa è la mia filosofia, ma purtroppo non li vedo, non so che cosa stia succedendo. Va bene, torniamo a questo All By Myself di Céline Dion. Céline Dion la lanciò nel 96, la fece conoscere al grande pubblico in quell'anno, ma in realtà il brano è del 75 e fu scritto da un certo, l'ho segnata perché la memoria è quella che è, Eric Carmen, nel 75. Questo qua prese un brano di Rachmaninoff e ne fece questa canzone, pensando che si possa attingere dovunque, eccetera. E poi fu inscenata una causa con i discendenti di Rachmaninoff per i diritti d'autore, perché in fondo poi la musica l'aveva scritta in realtà Rachmaninoff molto tempo prima, come potete immaginare. Era un concerto per pianoforte. E vabbè, comunque la cosa si risolse e poi Céline Dion, ma non solo lei, e anche Mariah Carey, e lo stesso Michael Jackson, quella Charisse, quella ragazza filippina molto giovane con quella voce pazzesca, ne fece il suo cavallo di battaglia. Va bene, non perdo altro tempo perché sarà un po' lunghetto questo tutorial qua. Allora, brano in La maggiore, che poi avrà una modulazione in Do diesis. Allora, il brano comincia così. Una premessa: io non sono né Mariah Carey, né Charisse, né Céline Dion, né Michael Jackson, quindi canterò come posso, al solito cercate di concentrarvi più su quello che faccio con le mani che su quello che faccio con la voce. Ok, allora, andiamo subito. C'è proprio un intro di piano che fa così. When I was young, e poi inizia il brano. Questo là è amodale, nel senso che vengono suonate la mi la. Sentite? Potrebbe essere un accordo minore se noi aggiungessimo il do diesis. Potrebbe essere minore se noi aggiungessimo un do. Viene suonato in questa maniera perché il canto gioca proprio sulla terza e ci fa capire subito che siamo in tonalità maggiore. When I was young, when I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Questa è la strofa. Andiamo a vederla. When I was young, quindi là, abbiamo detto. I never needed
Qui andiamo a suonare un re minore con la sesta, e la sesta proprio la mettiamo al basso, cioè manteniamo il la che abbiamo suonato. I never needed anyone, e ancora la. Quindi un mi minore con il sol al basso. E making love, su questo love mettiamo un fa diesis settima con la quarta sospesa che andiamo a chiudere subito sulla diesis. Making love was just, sul just siamo già a chiudere la nostra quarta. Love was just for fun, si minore. Il basso poi fa proprio sentire si do re, questo si do diesis re, che ci va a far cadere ancora su un re minore, sesta, ma questa volta con il re al basso, quindi la tonica. Those days are gone. La, ancora una re minore, sesta, stavolta con il si al basso, e un mi con il sol diesis al basso. La strofa viene ripetuta. Living alone, I think of all the friends I know, but when I dial the telephone, nobody's home. Ecco, su questo home mettiamo un la ma con il do diesis al basso. E poi facciamo cantare il sol. La, sol, fa. Andiamo su un fa diesis. Su un fa diesis maggiore. Che facciamo procedere da una quarta, quindi. Rifaccio. Nobody's home. Così. Un si settima. Quindi. Anche sul fa. Va. Quindi un si settima. Ancora un re minore. La tonica è questa nella realtà, un re minore, sesta, ma con il fa al basso. Mi settima quarta sospesa a chiudere sul sol diesis. Quindi no bad song. E l'inciso all by myself, don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure, ricomincia un'altra strofa. Vediamo questo inciso. La, all by myself. Do diesis minore settima. The world to be. Mi con il sol al basso. Mi minore con il sol al basso. All by myself. All by, sul by mettiamo un fa diesis settima con la quarta sospesa by my, e sul my di myself andiamo a chiudere la nostra quarta sospesa, quindi suonando un la diesis all by myself, si minore anche settima, va bene, anymore. Ancora un re minore sesta, stavolta con il re al basso, e un mi settima. Ricomincia un'altra strofa. How to be sure, sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Anche ancora questo si dore, remains the cure. And more, all by
life all by myself anymore. E qui c'è questa parte completamente strumentale, completamente fatta con il pianoforte. Quindi noi siamo su, facciamo l'ultima riga. All by myself, don't want to live all by myself. Siamo arrivati sul si minore 7 anymore. Le altre volte abbiamo fatto un re minore con il si al basso o con re, dipende dalla, è dipeso dalla situazione. Stavolta no, quando siamo sul si minore anymore, andiamo proprio a vediamo cosa abbiamo fatto col pianoforte. Allora, sul si minore abbiamo detto dobbiamo andare a suonare un re settima maggiore e far cantare proprio il do diesis. Do, si, re, do, si, do. E nel frattempo cambiamo la nostra armonia e mettiamo un do diesis settima. Poi andiamo su si, si, la, do, si, mentre abbiamo un'armonia di do settima maggiore nella sinistra e un si settima dove faremo cantare la si. Rifaccio la si minore e anymore. C'è una piccola pausa. Vediamo questa prima parte. Quindi deve cantare sol, la, si, do, la, sol, fa, con armonie. Mi. Sarebbe meglio prenderlo così, comunque. Mi minore. E facciamo cantare il sol. Un re con la terza e il basso. Un sol, vedete, un la minore con il do al canto, un fa diesis semi diminuito e con un si settima facciamo cantare sol fa sol. Lo rifaccio ancora. Questa è la prima parte, perché la seconda parte fa così. I tre accordi iniziali sono uguali, quindi mi, ok, quindi mi minore, re con il fa diesis al basso e facciamo cantare la, un sol e facciamo cantare il si, però stavolta mettiamo, il basso sarebbe un re, quindi un re minore sesta. Quindi facciamo, dobbiamo far cantare si, re, do, si, con una armonia di re minore sesta, con basso fa all'inizio, vedete? E poi una armonia di do diesis settima. Qui attenzione perché la scala è piuttosto difficile, si va su un fa diesis semi diminuito. Far cantare la si do la, ma dobbiamo scendere anche col basso, dal fa diesis passiamo al mi, mentre con la mignolo andiamo a suonare il do, un si con la terza al basso facendo cantare il si la, perché praticamente la melodia è così. Adesso va bene, la vediamo, ma gira tutto intorno a queste note, quindi
siamo arrivati sul fa diesis diminuito. Un si settima, un mi semidiminuito, dove facciamo cantare il sol, e quindi subito dopo il sol, si, la, sol. Mentre facciamo cantare il sol con il mignolo della destra, scendiamo con la sinistra da mi a re. Un la con la terza al basso, in modo che facciamo cantare proprio il la. La, sol. E mentre andiamo con il la sulla sinistra, facciamo cantare il sol nella destra. Un re a questo punto semidiminuito, dove canta il la. Sono praticamente tre, una serie di tre accordi semidiminuiti e sono alla fine strutturalmente tutti uguali. Allora, fa, la, sol, fa, dobbiamo far cantare questo. Quindi siamo su un re semidiminuito. Suoniamo un la bemolle con basso do. E siamo arrivati sul sol. Da prima con la terza al basso. E poi un sol settima, facendo proprio cantare la settima. E il brano ritorna in là. All by myself, do wanna be all by myself. Siamo sul si minore. Su questo anymore, dove io mi strozzo completamente la voce, dobbiamo fare suonare un si, in questo caso possiamo chiamarlo anche re, un re diminuito, perché visto che mettiamo il re al basso, eravamo sul si minore. Anymore, e tenendo questa nota che è un fa, andiamo in do diesis, ecco la modulazione. Diesis, passiamo a un mi diesis minore, cioè un fa alla fine minore, un sol diesis minore con la terza al basso, sol diesis maggiore con la settima e la tonica, sì, questa volta la tonica al basso. By myself, re diesis minore, adesso dobbiamo suonare un fa diesis minore sesta con la terza al basso e quindi un mi tredicesimo, lo costruiamo così, un mi, scusate, un sol diesis tredicesimo, mi ricordo più che avevamo modulato sol diesis tredicesimo. Lo realizziamo così: sol diesis, fa diesis, si diesis, mi diesis e torniamo in do diesis. All by myself. Fatto qua. Eravamo sul re minore, sì. All by myself, all by myself. Anzi, qui non canta la verità la Céline Dion, quindi fa soltanto all by myself e basta. Ci sono dei violini naturalmente. By myself anymore. Quindi da re diesis minore, re diesis minore, facciamolo senza settima. By myself, quindi re diesis minore, fa minore, fa diesis minore, sol diesis minore, fa diesis minore ma con la terza al basso e un si. Anymore, che ci riporta al do diesis. Myself, only.
brano veramente molto bello, ma come avrete potuto anche capire è piuttosto difficilotto. Spero che con questo tutorial possiate rendervi la vita un pochino più semplice. Bene, è tutto per questa lezione. Un abbraccio, grazie di essere stati con il Tino. Arrugate!